Con una cerimonia semplice ma emozionante, il vescovo di Macerata Marconi ha benedetto sabato pomeriggio in una affollatissima piazza della Libertà la quinta campana della Torre Civica, dove è stata incisa una frase sull'amicizia di padre Matteo Ricci. Una campana è sempre qualcosa di speciale, ha una connotazione religiosa anche quando è su una torre civica, perché nella tradizione cristiana la campana è la voce di Dio. E lì c'è scritto Anno Domini, l'anno del Signore, no? La tradizione rimane su queste cose. È ancora più significativa perché in parte è dedicata a padre Matteo, che è venerabile per la Chiesa, cioè una persona che ha testimoniato la fede in maniera particolare, e speriamo che un domani potremo dire che è la campana di San Matteo Ricci. La sua frase, che viene dal trattato sull'amicizia, parla dell'importanza di costruire attraverso la concordia. E questo è un valore cristiano e umano. Realizzata dal gruppo De Santis Corinaldi di Cingoli, la campana benedetta va a completare il suono dell'Angelus che accompagna il Carosello degli Automi, una melodia appositamente composta dal maestro Gianfranco Stortoni, che completa il progetto turistico-culturale della torre. La realizzazione della campana con l'iscrizione della frase dedicata all'armonia da parte di padre Matteo Ricci, tratta dal De Amicizie, è un elemento che noi crediamo possa dare anima alla campana stessa e all'evento, e quindi c'è stata grande emozione, devo dire una cerimonia molto semplice ma molto bella, e mi pare anche molto partecipata dalle persone presenti qui sulla Piazza della Libertà. Intanto è iniziato il conto alla rovescia per l'inaugurazione dell'orologio planetario, previsti 3 giorni di iniziative da venerdì 17 a domenica 19 aprile. Una festa per 3 giorni, anche lì una festa semplice che partirà dalla presentazione di quello che avverrà sabato 18 in Piazza della Libertà, quindi venerdì 17 alle ore 15:30 al San Paolo ci sarà la presentazione di quella che è la storia dell'orologio del Cinquecento, di come siamo arrivati a queste giornate. La giornata clou sarà quella di sabato a mezzogiorno, quando in punto i Re Magi usciranno dalla torre per inchinarsi alla Madonna, e per la prima volta l'orologio del Cinquecento dopo 133 anni ritornerà a Macerata. E poi mi fa molto piacere, per questo lo ringrazio, il Vescovo domenica mattina celebrerà una Santissima Messa su Piazza della Libertà, aprendo anche l'anno dedicato al Giubileo e quindi dedicato alla Madonna della Misericordia, e quindi l'appuntamento sarà per domenica mattina alle 10 in piazza.